Abbiamo un graditissimo ritorno di un grande amico del festival, che è Enzo Bianchi, che è sempre una gioia avere sui nostri palchi. E insieme a lui il professor. Alessandra Viola di Uomini e di Piante, e noi qui adesso siamo accanto a due grandi querce, mi verrebbe da dire, una quercia oracolare, una quercia sapienziale, una quercia della classicità e una quercia della spiritualità. Enzo forse è una delle tre querce di Mamre, sotto cui avevamo incontrato il formaggio, e il professor Dionigi probabilmente è una delle querce oracolari di Dodona, del luogo sacro a Zeus, quindi insomma siamo in ottima compagnia. Mi piaceva iniziare con questa cosa delle querce, perché in realtà noi oggi ragioniamo su due dimensioni. Una è quella delle radici, l'importanza delle radici, le radici della classicità, e senza le radici della classicità non c'è la spinta necessaria per andare a toccare i temi del presente e spingersi anche più su, cioè di stendere rami, di stendere foglie, ma le radici in primis, perché poi le radici noi le consideriamo in genere un po' simbolo del passato, ed è vero, ma le radici sono anche futuro, perché l'albero spinge le sue radici sempre più avanti, le piante spingono le loro radici sempre più avanti, e gli uomini hanno bisogno di poter muovere le proprie radici. Quando non hai più un luogo dove muoverti, è la fine. E lo stesso vale per il pensiero. Quando il pensiero trova un muro e non può andare oltre, è finita. E quindi applicare forza alle proprie radici. Enzo e Ivano sono due persone che applicano grande forza alle proprie radici, e questo gli dà un'enorme spinta. Un'enorme spinta per vivere una vita di ampio respiro, è il titolo dell'incontro di oggi. Che cosa vuol dire? Vuol dire vivere una vita all'altezza dei propri giorni, cioè all'altezza di quello che tu senti che pulsa dentro di te. Ed è respiro, è sempre respiro, ci vuole il respiro per raggiungere la vetta della vita come la vorresti vivere. E ci vuole una forte conoscenza di sé. Per cui la prima domanda che io vorrei porre a Ivano Dionigi riguarda proprio il conoscere se stessi, perché una vita di ampio respiro richiede conoscenza di sé, misura, equilibrio, altrimenti si scorre un po' oltre. Grazie per questo invito, soprattutto di dialogare con un fratello maggiore, uno dei miei più cari amici. Ma quello di conoscere se stessi credo che sia un po' l'impegno, la vocazione e talvolta l'ossessione di ognuno di noi. È un tema fondativo questo, Enzo poi dirà della parte biblica, ma sul frontone del Tempio di Delfi c'era scritto conosci te stesso. E Socrate nel Fedro dice cosa volete che io stia dietro a interessarmi delle favole, del mito, quando ancora non conosco me stesso. Degna di essere vissuta solo quella vita di uno che conosce se stesso. Sarà ripreso il tema poi, ma qui Enzo poi dirà, da Agostino dopo aver scandagliato l'abisso di Dio, in terra del cielo, le stelle, e tutti dicono non siamo noi il tuo Dio, lui non ci arriva, allora alla fine dice, allora direi me a me, ho diretto me a me stesso, questo, ma tu chi sei? Tu chi sei? Con quella risposta intensissima e umilissima, su cui magari potremo tornare, dice homo da humus, è vero. È interessante che mentre i classici, ad esempio il mio Seneca,
dice, non è più sa cui testo, che cos'è l'uomo, che cosa, cui, la quidità, la sostanza. Agostino dice quis, tu quis es, è ben diverso. Mentre alla classicità, è vero, allo stoicismo, sempre ti interessava conoscere la natura dell'uomo, il principio vitale, è vero, il discorso anche antropologico, che cos'è l'uomo, Agostino dice tu chi sei, la vita non solo come zoe, come principio vitale, ma come bios, come vita individuale. Ebbene, tornando a quel precetto delfico, noi abbiamo due esegeti di eccezione su quel precetto. Cosa vuol dire conosci te stesso? Abbiamo due esegeti a Roma, due grandi nomi che sono Cicerone e Seneca, i quali danno due spiegazioni diverse. Danno due spiegazioni diverse. E Cicerone, appellandosi chiaramente alla tradizione platonica, dice che l'uomo è una grande cosa, quindi il grande elogio dell'uomo significa tu chi sei, sei uno che ha una grandezza enorme. E il corpo è il vaso contenitore di questa grande realtà divina che è l'uomo. Per contro un'altra interpretazione, quella di Seneca Stoica, dice tu chi sei? Tu sei un essere precario, tu sei un essere mortale. Non a caso gli antichi, gli uomini li chiamavano i greci stenetoi, che vuol dire mortali, e i latini mortales. Ecco, credo che proprio noi siamo tra questo dilemma. Conosci te stesso, cioè prendi atto della tua grandezza e prendi atto della tua miseria. Credo, ma qui Enzo Maestro, e poi gli lascio subito la parola, che il Salmo VIII non dica qualcosa di molto diverso dalla saggezza classica, perché dice di poco inferiore a Dio lo hai fatto, però nello stesso tempo il primo uomo lo ha chiamato Adam. Adam è polvere di suolo. Beh, anch'io vi do innanzitutto un saluto, dico un grazie agli organizzatori di Treno Spiritualità, buon aiuto che aiuta davvero questo nostro itinerario, questa sera di riflessione. E un grazie ai segni di affetto che mi avete dato, anche perché ci sono certi momenti in cui i segni di affetto si gradiscono particolarmente. Grazie. Questo tema è un tema che non si può evadere nella vita e sono particolarmente contento che sia stato messo sotto questo titolo Respiro. Anche perché veniamo da un tempo, dei mesi della pandemia, in cui la cosa che si è più sofferta da parte di chi si è ammalato era proprio la mancanza di respiro. Mancanza di respiro che portava a una morte veramente tra le più disumane che ci siano state date ai nostri tempi. Una morte della solitudine, una morte della separazione, una morte in cui non ne avevamo nessuna possibilità di dirla a qualcuno, questa morte che avanzava.
Io credo davvero che non dobbiamo dimenticare questi itinerari che sono stati fatti, che sono stati tra i più strazianti e credo tra i più disperanti, anche per quelli che sono restati, per quelli che sono entrati nella malattia e sono guariti, ma che sapevano quell'itinerario ormai. E poi questa mancanza di respiro è metafora davvero di tutta una situazione che si è instaurata, anche se partita in modo diverso. Il respiro è la vita. Notate che nell'antichità si constatava la fine della vita quando non c'era più il respiro, quando non c'era più l'alito. E non a caso, spirito, alito, vento, soffio, sono lo stesso termine in ebraico, in greco, ma anche il latino, che pur ha più vocaboli, li accomuna tutti. Il respiro è la vita in pienezza. E quando manca il respiro, viene a mancare la vita. Allora facciamo questo itinerario largo questa sera, a partire dal primo punto che già ha aperto Ivano Dionigi, riguardo all'uomo e la sua vocazione a conoscere se stesso. Ecco, a me piace ricordare che all'interno della Bibbia ci si domanda che cos'è l'uomo, appunto come diceva Ivano nel Salmo 8, ma non si arriva a darne una definizione. È poco meno di un Dio, o se volete poco meno degli dèi, diventato nella Bibbia greca e poco meno degli angeli, è coronato di gloria e di onore, ha un compito, quello di dominare e ordinare l'animalità. Non solo l'animalità che c'è nel mondo, nella natura, ma l'animalità che c'è in ciascuno di noi. Perché quest'uomo, poco meno di un Dio, è innanzitutto un animale. Io sono un animale. E come tutti gli animali, vivo da animale. Ma sono un uomo, un terrestre, con il compito di essere responsabile degli altri animali, mentre gli altri animali non sono responsabili dell'uomo, degli umani, di me. Ecco la differenza. È una differenza di rapporti. La vita accomuna tutti i viventi. Noi siamo co-creature tra gli animali, che sono creature come noi. Eppure c'è un'eccezione, l'eccezione nostra che è data dalla responsabilità. Gli animali non sono responsabili degli umani, gli umani sono responsabili degli animali e di tutta la terra e di tutta la natura. Questa eccezionalità dell'uomo, poco meno di un Dio, chiamato a dominare gli animali, ma pur sempre animale e quindi mortale, tratto dalla terra terrestre, Adam dall'Adamà, eppure torna all'Adamà, alla polvere. Eppure costui ha un compito
una eccezionalità che non possiamo dimenticarla. Soprattutto oggi in cui, attenzione, comprendiamo i limiti di un certo antropocentrismo della nostra tradizione occidentale, dobbiamo stare attenti. Antropocentrismo esasperato no, ma non negare l'eccezionalità umana. Questa resta. Ma per capire chi è l'uomo, la Bibbia non ci dà una definizione, come non l'ho dato adesso. C'è un'altra domanda, secondo me, importante che Dio fa al terrestre. Terrestre, Adamo, dove sei? È la prima parola che voi trovate rivolta da Dio all'uomo nella storia. Dove sei? Che è molto di più che una collocazione eventualmente topica. E dove sei nel cammino della tua umanizzazione? A che punto sei del tuo essere uomo? Perché l'esperienza che abbiamo tutti noi è che per fare un uomo, fare una donna, ci vuole una vita. Per fare invece una persona malvagia ci vuole un minuto. Per fare un omicida ci vuole un minuto. Per essere custode responsabile dell'altro, tutta una vita. Ecco allora che la grande domanda è: uomo, a che punto sei? Dove ti trovi? È straordinaria questa domanda, perché subito dopo la seconda domanda che fa Dio, ricordatevi, ce ne sono solo due dirette, è: dov'è tuo fratello? Dove sei? Dov'è tuo fratello? Vedete, l'uomo non è definito, ma l'uomo gli ha ricordato di chiedersi dove lui si trova nel suo cammino umano, un cammino che non fa da solo, ma fa con altri, che sono tutti fratelli, perché noi uomini siamo tutti fratelli e sorelle. E per questo, permettetemi di dire, che la vocazione di Abramo è una vocazione molto strana. Se voi pigliate la Bibbia, indubbiamente voi trovate che Dio disse a Abramo: vattene, va! Ma in ebraico è letoeka. Si può dire in due maniere: vattene, ma si può anche tradurre va verso te stesso. Pensate alla ricchezza di questo invito. Va, come un esci, e nello stesso tempo va verso te stesso, come un entra, direbbe Sant'Agostino. Questo è veramente il viaggio che deve compiere l'uomo. Uscire da se stesso per andare verso gli altri e poi il viaggio inesauribile verso se stesso, verso il proprio interno, verso le proprie profondità, per conoscersi sempre di più. Ecco l'impegno del conoscersi. È un impegno fondamentale. Perché è l'impegno che produce responsabilità. Io mi conosco nella misura in cui divento responsabile. Non è una conoscenza di tipo gnostico, semplicemente intellettuale, ma è una conoscenza che desta la responsabilità verso gli altri, verso me stesso, verso la città, la polis,
verso il mondo. Ecco, questo secondo me è veramente un impegno riguardante il conosci te stesso. Certamente l'apporto che poi ci ha dato il mondo della cultura greca e quello romano non sono in contraddizione con quello biblico, si intersecano, si seguono. Quello biblico pone più l'accento su questo uscire e su questo entrare, tutte e due insieme. Nella Bibbia non c'è, come nel mito greco, Ulisse che va per tornare. No, contemporaneamente Abramo esce dalla terra e entra in se stesso. Mi sembra che questo è un cammino che definisce la conoscenza di sé, un vero impegno gravoso e che purtroppo, vi devo dire, mi sembra, posso sbagliarmi, non viene abbastanza sottolineato e trasmesso alle nuove generazioni, da parte delle generazioni precedenti, compresa la mia. Dovremmo avere il coraggio di aiutare di più questo esercizio alla conoscenza di se stessi per poter andare verso gli altri con maggior responsabilità. Le due domande di Genesi che evocava Enzo, se uno guarda le risposte non ne usciamo benissimo. Dove sei? Mi sono nascosto. Dove è tuo fratello? No, non sono mica io il custode. E davvero l'impressione è che siamo qualcosa tra il niente e il tutto, come dice Pascal, cioè siamo aperti a questo video, possiamo realizzarci o non realizzarci. E allora in questo percorso sicuramente, credo, quello che possiamo ereditare dalla grecità e dalla umanità, dal mondo classico, forse un concetto di misura che ci aiuta a collocarci in questa indefinitezza. Sì, riprendo appena quello che diceva Enzo adesso, che i due mondi, il mondo, l'antropologia classica e quella biblica si intersecano con quella differenza che già lui diceva, che Ulisse torna. La classicità ha una visione ciclica, non si esce dal cerchio. Per quel che qui sta la tragedia greca, anche di qui nasce la tragedia, perché c'è questa decadenza e ritorno allo stesso punto. Achille nell'aldilà, io preferisco essere un porcaio nella vita che piuttosto che il re dell'Ade. Ma anche il discorso della speranza nella classicità, perché il discorso è chiuso, è un cerchio e si chiude. Difatti la parola speranza, il pis in greco, ha il significato di attesa, è un'attesa che può essere buono o cattivo, uno ha la spes nel senso positivo, è un concetto eminentemente cristiano dove la storia diventa lineare, c'è un antecristum natum e un postcristum natum, c'è un frammento attribuito a Seneca sicuramente di Seneca che dice spes dulce malum, la speranza è un dolce inganno, un incantesimo, una droga, la speranza ti frega. La speranza è un sentimento negativo. Difatti il loro motto era nec spe nec metu, vivi senza paura e vivi senza speranza. Adesso tu mi chiami in causa su quest'altro tema, è vero? Il tema della misura. È vero, l'ho detto anche Camille, noi dobbiamo ricongiungerci, dice, ai greci per trovare la misura. L'ison, l'isonomia, l'uguaglianza di diritti e di doveri, l'equilibrio, tant'è vero che il mondo loro lo chiamavano cosmos, e il cosmos vuol dire una cosa ordinata, equilibrata, ben formata, che non ha estremi, e negativo era tutto ciò che era inaspettato e tutto ciò che era infinitum. La mesotes, il giusto mezzo, la misura,
dice Seneca che omnia vera modum habem, la verità ha la sua misura, guai agli eccessi, la verità è nella moderazione. E questo che è un concetto proprio, è un concetto che preside a tutta la classicità, questo dell'equilibrio, è un concetto che la classicità trasferisce nella politica, per cui l'ideale politico, loro non usavano la parola democrazia in senso positivo, perché la parola democrazia per loro era una cosa negativa, perché voleva dire il kratos, voleva dire lo strapotere, la violenza del demos. Allora usano la parola isonomia come significato positivo, l'uguaglianza dei diritti e dei doveri. Badate bene che questa parola isonomia, equilibrio e misura, loro la trasferiscono anche nel cosmo. Il mondo vive di motus genitalis ed exercitialis, il mondo vive e sta in equilibrio perché ha le forze di vita e di morte. E il discorso viene trasferito anche nel corpo, dove c'è salute, dice Ippocrate, dice Alcmeone, VI secolo a.C., c'è salute laddove gli elementi del corpo sono in isonomia, dove si bilanciano i contrari, l'umido, il secco, il caldo, tutti gli organi sono, ecco, il corpo umano, il mondo fisico, la politica, tutte nel segno dell'equilibrio. E il grande teorico di questo equilibrio è Aristotele, nell'Etica Nicomachea, la Mesotes, la Metriotes. Addirittura lui si spinge a un concetto che i politologi farebbero bene oggi a non credere, che la politologia comincia con Schmitt, comincia nell'Ottocento a riscoprire Aristotele. Aristotele, in base a questo criterio della misura, fa anche l'esaltazione della classe media, per cui non vanno bene né gli oligarchici né gli estremisti democratici, perché è la verità proprio sta nel mezzo, è questa medietas, questa mesotes che rappresenta. E qui, quando si rompe l'equilibrio, anche qui nasce la tragedia. La tragedia di Medea, di Fedra, dove il testo latino le definisce effrene, non hanno più freni, sono sfrenate, agiscono contro natura, perché tutto deve essere natura a un modus naturale, la natura aveva già un modo naturale. Se tu rompi quell'equilibrio, Medea rompe un legame del sangue, Fedra anche lei, la spedizione di Giasone oltre le colonne d'Ercole, che non vanno varcate perché lì c'è una misura che bisogna rispettare, è definito un nefas, è definito un delitto, è definito un misfatto, un sacrilegio. Non si può andare al di là delle colonne d'Ercole, sarà il problema poi di Dante di fronte ad Ulisse. Lui, Dante, che aveva anche lui questo desiderio di conoscenza, ma capisce che quello è il folle volo, perché viene violata la misura, ecco. Questo discorso, oggi per noi questo discorso è duro da accettare, perché noi oggi cerchiamo l'uomo, non l'uomo quale deve essere, quello a cui accennava prima anche Enzo, questo tornare, andare verso l'altro e andare verso se stesso, questo duplice movimento. Oggi l'uomo non vuole essere quello che deve essere, ma vuole essere quello che vuole essere. Questo per cui non c'è più il genos, la stirpe, il sangue come criterio, non c'è più neppure il nomos, la legge. Pensiamo a alcune parole che ritenevamo immodificabili, la parola padre e madre. Prima era il genos che te la dava, la discendenza, il sangue. Poi è stato il nomos, l'adozione, che non è un fatto dei nostri giorni, già nell'antichità c'era l'adozione, pensiamo ai re, ai principi. Oggi chi è il padre, chi è la madre di fronte alla tecnica della provetta? Oggi noi tendiamo a delegittimare il limite, a delegittimare la misura. Ultima osservazione, poi ripasso subito la palla a Enzo. C'è una parola latina che ha tre significati, è la parola finis. La parola finis in latino ha primo significato la fine, la morte.
quell'humus da cui deriviamo, perché il nostro nome è scritto in terra, sulla terra humus, e non è scritto in cielo, la morte. Il secondo significato di finis è il fine, il telos, quello che oggi ci manca, a cui alludiva anche Enzo. Il terzo significato è il confine, quel confine che noi oggi cerchiamo di violare. E qui entro in ballo, è vero, genetica, neuroscienza, intelligenza artificiale, tutto un mondo che si schiude. Dobbiamo essere mezzorioi, uomini di confine, uomini di frontiera. Ma è qui che si pone il nostro problema proprio oggi, di fronte a questa misura, ciò che secondo natura, per i classici era chiaro, la gerarchia era chiara, c'è un modus naturale, bisogna vivere secondo natura, e qui si intendevano anche le scuole contrapposte. Fossero storici di Epicurei, secondo natura vivi, e per loro era anche secondo natura mori, perché loro la morte non l'hanno affrontata ma l'hanno rimossa. Non ti rilancio domande perché penso che tu avrai un sacco di osservazioni per fare. Ma certamente il discorso di Ivano Dionigi si è snodato su molti temi. Metto in evidenza soprattutto due elementi. Il primo, il problema del limite. Tutti noi siamo convinti che viviamo in una cultura in cui facciamo grande fatica ad accettare dei limiti. D'altronde la scienza, la tecnica ci spingono a pensare che ciò che è possibile farlo si può fare. Se la scienza ci ha portato a certe capacità, se la tecnica ci permette di arrivare a certe acquisizioni, perché no? E non abbiamo limiti. Soprattutto voi sapete oggi all'interno delle scienze riguardanti la biologia, noi siamo davvero in un orizzonte in cui la parola limite sembra impossibile evocarla. Si dice magari per esperimento, ma se la tecnica lo permette, realizziamo senza porci il problema dei limiti. Tutto questo fa sì che ci sia una ricaduta nel nostro quotidiano. Non accettiamo i limiti, li sentiamo come qualcosa che minaccia la nostra felicità. Addirittura li rimuoviamo dal nostro orizzonte. Quanti di noi pensavano che avrebbe potuto sorprenderci una pandemia che avrebbe cambiato completamente il nostro vivere? Pensate a cosa ha significato di fatto questa pandemia da cui non siamo ancora usciti. Ci ha modificato profondamente. Non è vero che siamo diventati più buoni, come dicono alcuni. Questo non è assolutamente vero. Ma resta vero che la nostra vita è stata profondamente modificata.
è che non è facile tornare a vivere senza pensare alla nostra fragilità, alle paure, alle angosce che ci possono assalire. È solo un esempio, ma per dire che sempre di più, non volendo riconoscere i limiti, stiamo pagando però delle situazioni in cui la nostra mancanza di limite fa esplodere situazioni di un mondo in fuga. Pensate solo ai problemi ecologici. Io non sono uno di quelli che pensa in modo apocalittico e catastrofico, ma credo che dobbiamo assolutamente riconoscere che se continuiamo un tale sfruttamento senza limiti del pianeta, la Terra si sta vendicando e si vendica sempre di più. Ripeto sovente un proverbio della saggezza contadina della mia terra, del Basso Piemonte. Gli uomini perdonano qualche volta, Dio perdona sempre, la natura perdona mai. Lo sentivo ripetere da piccolo, non capivo tanto bene. Ma vediamo oggi ormai come di fatto c'è una vendetta di una natura non rispettata, di un'atmosfera ormai sempre, direi, più malata. E se la Terra è malata, pensavamo che noi non saremmo diventati malati, saremmo stati esenti dalla malattia. Ecco, i limiti è qualcosa che deve essere accettato. Uno deve darsi dei limiti nella vita, non in nome di una piccolezza, ma in nome semplicemente di una intelligenza previdente che sa leggere come una mancanza di limiti crei sentimenti di onnipotenza che ci accecano, che non ci rendono più responsabili, come dicevo prima, del mondo e degli altri, ma irresponsabili. Soprattutto c'è un limite che ha appena evocato Ivano Dionigi, che indubbiamente non possiamo assolutamente evadere, che è quello della morte. La Bibbia con la sua saggezza dice la nostra vita è 70 anni, 80 se ci sono le forze. La maggior parte sono fatica e pena. Passano presto e noi ce ne andiamo. Sì, abbiamo allungato un po' la vita, ma restano ancora esattamente le cifre di 3.000 anni fa. 70, 80 se ci sono le forze. Sì, c'è anche chi arriva a 90, a 100. Anche allora qualcuno arriva a 90, a 100. Ma sono le eccezioni e qualche volta dobbiamo interrogarci se arrivare così e aggiungere giorni alla vita vale la pena, o se non varrebbe la pena aggiungere vita ai giorni, anche se i giorni magari sono un po' meno. Ma il limite c'è. E guardate, solo chi ha coscienza che c'è un limite, che è quello della morte, e lo tiene presente, diventa responsabile anche degli altri
e si sente responsabile della storia e si sente responsabile per le prossime generazioni. Ma se non sa questo limite della morte, tende all'onnipotenza e l'onnipotenza poi tende alla prepotenza, alla violenza. Allora è molto importante, proprio per saper respirare, e respirare significa avere una vita in pienezza, e nutrire davvero una speranza, che ci sia il senso del limite. In questo senso, il cristianesimo mette un accento molto forte sulla speranza, a differenza certamente in questo del mondo greco, perché la speranza è un atto di fiducia nelle cose che non si vedono, e avere addirittura la possibilità, non sto giocando con le parole, di vedere l'invisibile. Non è solo una questione di attesa, è una fiducia, è un tenere il piede saldo sulla roccia, guardando il futuro e cogliendo nel presente i segni di questo futuro. Certo, per avere speranza ci vuole grande fiducia negli umani, nell'umanità. Ma se si ha fiducia nell'umanità, negli altri, ci si nutre anche di speranza. Certo, una speranza, permettetemi di dire con chiarezza, fino al limite della morte. Per il resto, tutt'al più parla la fede. Senza la fede, con Coelet dico, chissà se lo spirito degli uomini rispetto a quello degli animali va verso l'alto o va verso il basso. Non lo so, quando si spegne la vita si spegne il respiro e come animali moriamo. Ma la nostra speranza nella nostra vita, nei nostri giorni, la speranza in quelli che lasciamo sulla terra e che vengono dopo di noi, deve assolutamente esserci, altrimenti ci chiudiamo in strutture di egoismo e di filautia e pensiamo solo a noi stessi. E la vita diventa un inferno, pensateci. Se uno ragiona solo pensando a sé, ai suoi giorni, e non ai giorni degli altri che verranno dopo, e non agli altri che già ci stanno accanto, la nostra vita è una solitudine infernale. Che senso ha? Certo, poi il cristianesimo, la fede, ci parla di un al di là, regno, vita eterna, metafore, vita con Dio. E chi è cristiano nella fede attende queste realtà. Ma la speranza credo debba appartenere a tutti, uomini religiosi e non religiosi. La speranza deve essere qualcosa che nella nostra vita ci fa stare in piedi, ci fa stare con la fronte alta, ci fa credere non solo, attenzione, nei grandi valori della libertà, della fraternità, ma io penso alla speranza che mi fa credere nel grano, che mi fa credere nella vigna, che mi fa credere nel pane, che mi fa credere in queste realtà quotidiane.
è molto importante. Si diceva che la speranza è la piccola sorella, la dimenticata, della fede e della carità. Ma secondo me, senza la speranza, la carità è esibizione quando va bene e la fede diventa fedeismo. Ma la speranza invece è davvero il respiro che mi fa vedere, permettetemi questa espressione, spero che non la pigliate come criptica, mi fa vedere l'invisibile, o se volete mi fa vedere al di là del campo di grano, al di là di una vigna. Che cosa c'è dietro al campo di grano e una vigna? È la speranza che dà per l'umanità. Ecco, io credo che limite e speranza si richiamano ed è molto necessario in questo momento, perché credo che anche voi sovente, per capire il nostro tempo, leggete opere di sociologi, di filosofi. Io sovente leggo per capire di più dove va l'umanità e penso a titoli di ultimi libri, Generazioni senza speranze, Le nuove paure, Una società depressa, Mancanza di legami. Ecco, tutto questo riflette che non c'è né fiducia né speranza. Due facce della stessa medaglia. Ecco, per me è importante che siate anziani, che siate giovani, che diventiate consapevoli che senza fiducia e senza speranza la vostra vita è misera, misera e non ha respiro. Orlando Di Ligi, sono certo che anche tu hai moltissime cose che vorresti aggiungere, molte riflessioni. Enzo ha toccato tutti i temi che avevamo immaginato, però vorrei chiederti di aggiungerne poi ancora uno, perché nella riflessione di Enzo mi interessava molto quando lui ha detto all'inizio, ha detto che è impossibile evocare la parola limite, perché effettivamente è una parola che abbiamo restituito di senso, l'abbiamo proprio un po' strangolata e soffocata, no? Come messa nel cielo fa e non ci parla più, che non è un destino che ha avuto solo la parola limite. Credo che siano tantissime le parole che subiscono questo continuo strangolamento nel nostro linguaggio quotidiano, ben diverso dalla parola della classicità, che ogni volta che tu la citi, in latino, respira, un altro respiro. Allora vorrei chiederti poi, insomma, nella risposta che ci darei, però di introdurre anche questo tema della parola soffocata, perché è un tema che noi in relazione al respiro ancora non abbiamo toccato, ma che mi sembra essenziale. Sì, una piccola... così glossa quello che diceva Enzo di questa mancanza oggi di equilibrio, di misure, di limiti, invece andava molto al discorso ecologico, così il disequilibrio, la pandemia, l'aveva già accennato prima, ha dimostrato che siamo in disequilibrio non solo ecologico ma anche sanitario e poi soprattutto siamo in disequilibrio sociale. Se questi arrivano, questi immigrati, siamo solo agli inizi, la notte non passerà, e che il mondo non è in equilibrio di giustizia. Credo che una parola che dà respiro sia anche questa di giustizia. Io però qui, e poi passo subito alla tua domanda, io credo noi oggi nel linguaggio politico anche la parola giustizia e libertà rischiano l'usura. Noi siamo a un punto oggi che se non introduciamo nel nostro lessico politico un'altra parola che dà nutrimento alla speranza, che fonda la speranza, e che io la vedo, non si può dire che è una virtù teologale, ma così bestemmiando per un attimo dico che potrebbe essere, Enzo, non so, la quarta virtù
teologale, noi c'è una parola che dobbiamo inserire, un valore da introdurre anche nel lessico politico a fronte dell'usura e spesso dell'insignificanza anche di altre parole fondamentali come libertà, alcune volte anche giustizia, è la parola fratellanza che è uscita prima. Noi qui abbiamo una grande fortuna, noi venuti dopo i greci e romani abbiamo conosciuto questa parola per un verso tramite il cristianesimo, l'annuncio del Vangelo, e l'altro tramite la ragione illuministica, che vanno a braccetto. Io credo che oggi non ce la caveremo se ci riconosciamo fratelli del cosmo per il disequilibrio ecologico, fratelli di quelli che arrivano. Non basta la libertà, la giustizia, per esempio, e anche per il discorso della pandemia. Io credo che sia una parola, questa qui ci aiuta, sia il Vangelo, ma chiudo subito. Invece il discorso della parola, a cui tu con aiuto mi richiamavi, queste parole oggi soffocate, strangolate, pensate una parola, la prima che mi viene in mente. Noi oggi, non l'ha detto anche il Papa, che lo spazio è molto più importante e il tempo è più importante dello spazio. Per dir come noi oggi abbiamo perduto l'idea del tempo, c'è una parola che ci condiziona tutti. Noi oggi usiamo tutti la parola faccia. La parola faccia, che indica una cosa statica, indica uno spazio definito, una cosa, ha sostituito, pensare, la parola volto. Nessuno pronuncia più la parola volto. È il volto che è il metronomo, è la misura della gioia, dell'età, della sofferenza, da evolvere, da cambiare. Questa dinamica del tempo noi abbiamo perduto, e una parola, la parola faccia, pensate poi tutte le facce, faccende, WhatsApp, tutte quelle cose di cui non se ne può più, che inseriscono i rapporti. Enzo, noi non parliamo più del volto, riduciamo tutto a faccia. E il volto viene soffocato, è una parola mandata in esilio. Pensate anche dal punto di vista di altre parole soffocate. C'è una parola che, se io chiedo qui a ognuno di voi, ne hanno ammessi 200, tutti voi, tutti noi sappiamo cos'è la parola dignità, anche se non la sappiamo di definire. La dignità di un neonato, la dignità di una donna quotidianamente violata, la dignità del corpo di un malato, di un vecchio. Ebbene, la parola dignità, parola divisa e indivisibile, che appartiene a tutti, valore sacro, il decreto dignità, messa nell'imbuto di un decreto legislativo, mi sembra un delitto, mi sembra un crimine contro l'umanità. La parola politica, che è la cosa più nobile, la difficile bellezza dello stare assieme, quella politica per la quale, se ben condotta, uno merita un luogo assicurato in paradiso, dice il sogno di Scipione, dice Platone. La parola politica è ridotta a un contratto, ma il contratto è quello, il compromesso che io faccio tra me e te per il podere, il giardino, per vendere la casa. Potremmo ridurre la parola a un contratto, la parola politica, la parola pace, ridotta a condono fiscale. Vogliamo continuare con queste parole soffocate? Invece noi, invece la parola, se noi avessimo un po' più di consapevolezza, questa parola ci libera, ci ricongiunge ai trapassanti e ai nascituri, perché la vita non è proprietà esclusiva dei viventi e dei presenti. La parola vita è un patrimonio le cui azioni le detengono anche i trapassati, quindi la memoria e quindi la riconoscenza. E il futuro, il progetto, io lo dico ai miei studenti, chi ha il senso del tempo, con tutte le parole adesso collegate, vive tre vite, la sua, presente, quella dei trapassati e quella dei nascituri. Sarebbe meglio vivere tre vite che una sola, e non vivere quella che questo filosofo coreano chiama l'inferno dell'uguale, questo presente, dove tutto viene schiacciato e soffocato, queste parole. Perché le parole hanno un volto, hanno una storia. Noi quando parliamo di psicologia, di biologia, di cosmologia, di vita, di tutto,
parliamo greco, questa lingua, quando parliamo di repubblica, di cittadinanza, di virtù, di religione, parliamo latino, ci ricongiungiamo a quelli che hanno... E questo ti dà respiro, il respiro della storia, che non è, come ha detto Mahler, la venerazione delle ceneri, ma la salvaguardia del fuoco, la tradizione, la storia. Queste parole, allora noi dobbiamo essere consapevoli, invece queste parole le abbiamo perduto, vera vocabula rerum amisimus, come dice l'autore latino, noi abbiamo perduto il significato delle parole e invece di usare le parole usiamo i vocaboli, che sono come quando un ragazzo deve tradurre, apri il vocabolario, quello è un cimitero di parole, tu devi prendere quel vocabolo, ridargli la vita, lo metti nel testo, gli dai come un alito, un respiro e diventa una parola, c'è un bel significato tra la parola e il vocabolo, c'è un retro del terzo secolo che diceva noi invece di usare i verba optima e significanze, le parole migliori per noi uomini e che hanno significato, usiamo, dice Enzo, il verba ovvia, le parole che ci sono sulla via, che tutti usano, ovvio, ovvio è quello che è sulla via, ovvia, l'ovvietà, parole usate, usurate, consumate da tutti, per cui abbiamo perduto il significato, e poi finisco subito, il significato di alcune parole fondamentali. Pensate alla parola maestro, che è una parola competitiva per densità, bellezza, con la parola padre, madre, figlio, figlia. Questa parola latina che ha questo prefisso latino magis, questo suffisso greco ter, che indica uno che ha un ruolo superiore in relazione agli altri. Era il sacerdote che era il celebrante principale, il magister, assistito da due ministri, minuster e magister, maestro, maestro di danza, di violino, di architettura, di vita spirituale, maestro da chi andremo, sarà bene una bella parola che dà respiro. Ebbene, oggi è più importante nell'accezione comune un maestro o un ministro. Noi abbiamo sostituito la stima, il rispetto, dico la venerazione dei maestri con l'ossequio verso i ministri, un ministro che lì per sei mesi spesso non sa neppure lui perché. Può aver fortuna un paese che sostituisce. Pensate alla parola occidente. Noi abbiamo avuto un grande rinascimento, una grande storia, una grande filosofia, ma abbiamo, quando li abbiamo i capelli bianchi, siamo ultra centenari, siamo coloro destinati al tramonto, occidere l'Occidente, il sole che tramonta. Questi arrivano dal sud, arrivano dall'oriente, sono sporchi, sono ignoranti, non ci piacciono, ma questi sono quando arrivano, questi hanno il futuro nel sangue. Allora invece dei muri sarà meglio fare un'alleanza. Questo ce lo ricorda prima che i tamburi di guerra, prima che i muri, tutta la lingua che ce lo ricorda, la parola, che noi siamo destinati al tramonto, siamo gli occidentali, di cui noi abbiamo bisogno di riscoprire veramente il valore della parola, che è quello che ci caratterizza. Noi abbiamo due gambe su cui camminare, una è il logos e la parola, l'altra è la polis, chiamati o condannati a vivere in società. Ognuno di noi qui ha il suo logos, la sua parola, siamo due, cioè, mentre io parlo, ognuno di voi reagisce, perché la mia parola attraversa, dia, mettete dia davanti a logos, diventa dialogo, sì, dialogo. È quello di cui abbiamo bisogno oggi per capire, ma non parlando tutti la stessa lingua, tutti l'esperanto, l'inglese globis o il latino universale, ma parlando ciascuno la propria lingua. Questi arrivano, devono imparare la nostra lingua, va bene, i nostri costumi va bene, noi perché non va bene. Noi abbiamo bisogno di una Pentecoste laica, il giorno di Pentecoste, cos'è avvenuto? Che tutti si capivano parlando ciascuno la propria lingua. Questo è il miracolo a cui siamo chiamati. Facile capirsi parlando tutti la lingua degli ingegneri, dei poeti o degli italiani. Più difficile, ma a questo siamo chiamati. Ciascuno che deve
capire l'altro, ma rispettando l'altra lingua. Dobbiamo capirci parlando ciascuno la propria lingua. Io credo che proprio qui vada questa parola. Dice Don Milani che chiama uomo che è padrone della propria parola. Voi a un uomo, a un gruppo, a una comunità, potete togliergli tutto, i beni, la casa, i familiari, ma finché la parola rimane un essere umano, quando gliela togliete non è più nulla. Noi siamo parola. Guardate Lacan, questo psicanalista francese, per dire che noi siamo la parola, e la parola siamo noi, con il nostro linguistico, dice che noi siamo un l'uomo è un parlessere, l'uomo è un parlettere. Non siamo parola, e questa parola oggi noi la usiamo male, e forse dovremo per un attimo elaborare il lutto di queste parole massacrate. Lo diceva Beckett, dobbiamo forse, per rendere il miglior tributo, credo alla parola, bisogna che impariamo il silenzio oggi, il silenzio del lutto verso questa parola così maltrattata, ma che se invece è trattata bene ci fa sentire persone e ci fa intendersi gli uni gli altri. Mi era l'ultima parola che ha usato Ivano De Vigili, il silenzio, perché anche il respiro ha un momento di silenzio che noi poi tendiamo a sottovalutare, però il respiro è composto di tre movimenti, no? Si inspira e si espira, ma in mezzo c'è una pausa, pausa che è essenziale, però come spesso sono le pause tendiamo a non notarla. E mi sembra che nella vita, in una vita di ampio respiro, sia molto importante avere questa dimensione della pausa, che si declina nei termini di un silenzio contemplativo di cui tu qualcosa sai. È molto difficile in realtà parlare del silenzio e si rischia proprio di offendere il silenzio. Vi faccio solo notare alcuni punti importanti. Innanzitutto il silenzio fa parte della vita. Nella giornata di un uomo e di una donna, normalmente c'è più tempo in silenzio che non invece in un'altra atmosfera abitata da parole o da rumori. È vero che è sempre più minacciato questo tempo di silenzio. Pensate soltanto con probabilità, in una vita, almeno qui in Occidente, di 50 anni fa, c'era molto più silenzio. Indubbiamente oggi si fa fatica, chi vive in città trova difficile il silenzio anche di notte, non è così facile. Per chi vive come me in un eremo tra i boschi, indubbiamente ha possibilità di silenzio enormi, non solo perché è programmato nella giornata e normalmente nella vita di noi monaci dalle 8 di sera fino alle 8 di mattina non c'è nessuna possibilità di dire una parola o di ascoltare dei suoni. Total più si legge, ma certamente non abbiamo possibilità di suoni o di parlare. Ma poi anche per la vita di cella che facciamo, ore e ore in cui c'è il silenzio. Non vi nascondo neanche che ci sono dei silenzi negativi, perché se c'è un silenzio
forzato che obbligatorio, che il silenzio delle persone cui nessuno rivolge la parola e che non hanno la possibilità di parlare, è un silenzio terribile. Silenzio è molto simile alle solitudini. Anche la solitudine, c'è una solitudine che se è cercata, se è libera, è feconda. Se è imposta diventa isolamento e diventa disperante. Quindi stiamo attenti perché bisogna parlare sempre di solitudini, di silenzi, al plurale. Certamente pensate il silenzio come importante comunque all'interno di ciò che noi viviamo, anche delle nostre parole. Se noi non facessimo silenzio tra una parola e l'altra, noi faremmo del rumore, non parleremmo. La parola è data da suoni e silenzio. Ma non solo, una parola autorevole, voi sapete che sgorga da persone che sanno fare silenzio. Certo, un silenzio abitato dal pensare, abitato dal riflettere. Non il silenzio del divertissement di chi fa il sonnambulo, dormicchia o non vuole pensare, ma il silenzio come spazio in cui si ascolta. Si ascolta se stessi, si ascoltano le proprie profondità, si ascoltano quelle regioni interiori che abbiamo, che sono ombre, enigma, a volte infernali. Bisogna ascoltare anche quelle per conoscerci e per poter fare una vita con pieno respiro e non essere poi ossessionati. Spero che mi capiate se vi dico brevemente un dato, ma molte forme di depressione nascono dall'incapacità di fare silenzio in se stessi. Pensieri che pigliano forma ossessiva, non si è capaci di dominarli con il silenzio, con una certa pace, e ci sono molte vie per farlo, e a un certo punto sono loro che dominano noi, e non noi che dominiamo loro, allora siamo trascinati ovunque. Silenzio non è un'operazione facile. E non facciamo neanche un elogio del silenzio ad ogni costo, perché il silenzio va deciso, va assunto. Non deve essere la negazione della parola, ma deve dare autorevolezza alla parola, forza alla parola, convinzione alla parola. E poi pensate col silenzio come possiamo esercitare il linguaggio del corpo e parlare col corpo. Ci sono persone che hanno corpi inespressivi, non sanno parlare col corpo, neanche col volto, a proposito di volto. Il silenzio ci permette di dare anche uno sguardo, anche un colpo d'occhio, la capacità di parlare, l'eloquenza. È molto importante il silenzio. Chi parla sempre, ma non ha autorevolezza, lo sapete anche voi, chiacchiera. C'è una bellissima poesia di Cafafis sul silenzio.
andatela a leggere, la trovate facilmente perché ha scritto talmente poche poesie che sono tutte raccolte in un unico libretto. Ma lui che fa, dice, sta attento, non trasformare la vita in chiacchiere. Pensate anche stare accanto a una persona in silenzio. Per usare altri linguaggi, io penso al silenzio degli amanti. Gli amanti non sono quelli che si dicono costantemente qualcosa e non ripetono neanche come una filastrocca ti voglio bene. A volte stanno in silenzio insieme, guardano insieme nella stessa direzione. Il silenzio è qualcosa di importantissimo per noi, una dimensione straordinaria. Io credo che per una vera esercizio della fraternità e della sororità, cui faceva riferimento tra le parole più urgenti di Ivano Dionigi, ci sia certamente la relazione, ma una relazione in cui c'è la comunicazione delle parole e c'è anche una comunicazione silenziosa, del silenzio. Non è facile, bisogna educarci, ma è importante nelle relazioni. Ecco, io vorrei dirvi che parola più importante appunto del silenzio, della parola, che sono strumenti, e il fine, che è la fraternità e la sororità. Davvero l'orizzonte che ci sta davanti è un orizzonte che deve confermare una fraternità. La storia dell'umanità è la storia di Caino e di Abele. Non dimentichiamo. E c'è sempre una ragione per non sentirci fratelli e sorelle e per arrivare alla violenza. Allora bisogna asserire in questo momento la fraternità. In un mondo che io mi permetto di dire, ho l'età vecchia, me ne sto andando, ma trovo meno fraterno di quando sono venuto al mondo. Perché negli anni del dopoguerra, quando crescevo, c'era più fraternità di adesso. C'era più convergenza. Pensate solo, almeno per la mia generazione, cos'era l'Europa? Ci sentivamo prima europei e poi italiani. Adesso sono tornati i fili spinati, sono tornati i muri, sono tornati i confini escludenti. Notate, i confini, c'è sempre bisogno di un confine, di una soglia. Ma di confini escludenti no. È tornata l'inimicizia tra i popoli. Ormai diffidiamo anche all'interno dell'Europa un popolo contro l'altro. Abbiamo paura. Non dimentichiamolo. E poi abbiamo certamente questo fenomeno che non sappiamo dove ci porterà, dell'immigrazione, che se non riusciamo a dominarlo, a ordinarlo, soprattutto cercando che queste persone trovino la possibilità di vivere nelle loro terre, noi saremo sommersi. Ma se non riescono a vivere per le loro terre, è per la nostra ingiustizia. E per lo sfruttamento che noi facciamo delle loro terre, delle loro risorse. E noi li attiriamo
come allodole con gli specchietti, in un Occidente che tra l'altro non c'è più, perché non ha più la possibilità di dare loro quello che loro si illudono di cercare. Quindi noi dobbiamo affermare una fraternità universale, spegnere gli odi. Pensate al Mediterraneo, questo mare che dovrebbe essere un ponte tra una terra e l'altra, e che ormai abbiamo ogni giorno quasi i rischi che soprattutto nel Mediterraneo orientale riscoppi una guerra per la divisione del mare, delle risorse sotto il mare di petrolio e gas. Ma com'è possibile? E dove sta la fraternità? E vedete che ovunque si accende ormai di nuovo uno spirito che la nega. Anche a livello religioso non andiamo assolutamente verso una fraternità. Sì, ci sono dichiarazioni, ma poi ciò che potrebbe essere per tutti un luogo semplicemente di storia, di memoria e di pace, ormai viene di nuovo ripreso da una religione come proprio, da Santa Sofia a Costantinopoli, a tante altre realtà. Ma non dico questo per accusare una religione rispetto alle altre. Il problema è che un certo fondamentalismo c'è in tutte le religioni, compreso le nostre cristiane. Non dimenticatelo, minoritario ma c'è. È la fraternità che va affermata. Prima siamo uomini e donne, fratelli e sorelle, poi verranno le diversità, che sono come i colori, che sono una ricchezza. Ma se noi non abbiamo il coraggio di dire che prima c'è la fraternità, prima c'è la sororità, noi prepariamo una difficile convivenza, non spegneremo la violenza e la nostra convivenza diventerà sempre più difficile, anche nel nostro paese, anche in Europa. Ce li concedete, e allora io vorrei ancora chiedervi una battuta rapida, entrambi partendo dai Vanno Dionigi, sull'obiettivo di una vita di ampio respiro, che è quello di raggiungere una felicità che poi insomma non è una felicità un po' sgangherata e così con un riso stampato in faccia, ma è l'adesione un po' a se stessi, l'adesione a ciò che si è. E allora mi interessava molto due articolazioni di questo modo di essere, che sono quella del debole nella tradizione classica e quella della vocazione nella tradizione invece già più spirituale. Quindi vi chiederei di parlare del debole. Sì, il nostro Armando Buonaiuto stasera ci ha condotti in questo itinerario. Il primo punto, questo conoscere se stessi, un altro punto abbiamo affrontato così del tema del tempo della morte, e l'altro quello della misura, e ora questo del demone, non lo so se lui è molto corto, quindi credo che non sia casuale, perché ha riassunto quelli che erano quattro precetti della saggezza classica, che erano conoscere se stessi, obbedire al tempo, nil nimis, non esagerare, tenere la misura e seguire il demone. Vedete, ai nostri giorni credo che sia di fronte agli occhi di tutti che le grandi visioni a cui eravamo attaccati, grandi visioni, quella liberale, quella socialiste, cattoliche, così, sono al loro tramonto, sono già tramontate, e le istituzioni sono in grande affanno, cioè la famiglia, la chiesa, le associazioni, i partiti,
E allora quelli della mia generazione avevano il vento che soffiava alle spalle, i nostri giovani ora noi respiravamo a pieni polmoni a proposito di respirare, l'era del Concilio, le grandi visioni internazionali, un giovane che studiava era sicuro di arrivare a un ruolo sociale superiore al padre e aveva due binari assicurati, degli ideali politico-religiosi e alla laurea subentrava un lavoro sicuro. Oggi per capire chi sono si fanno un selfie, perché non hanno più questi orientamenti. Allora io credo che sia questo il momento un po' di epoche, di sospensione della grande responsabilità individuale oggi. Responsabilità deriva dal latino rispondere, c'è una chiamata e bisogna rispondere oggi al meglio tutti con la propria professione, professando proprio la verità del proprio lavoro. E allora io lo dico ai giovani proprio che un modo di comportarsi, un indirizzo proprio di direzione spirituale è quella di seguire il proprio demone. Deum sepia, anche questo è uno di quei precetti che era là sul frontone del Tempio di Delfi. E se Socrate cosa dice? Io seguo il demone, quel demone che mi dice di ritirarmi dalla politica, quel demone che mi dice di accettare le leggi della città, di morire, quel demone che fa dire a Socrate che era l'unico ad Atene che faceva politica. Ben strano, ma non è ben strano se pensiamo che Platone lo definiva Atopos, uno che non aveva un posto, era un fuori luogo, era uno spostato. E allora seguire il demone credo che sia un consiglio, soprattutto da dare ai giovani, così di inseguire questo disegno quando non sono ancora rovinati dagli adulti, seguire il proprio demone. Credo che questo sia... Cosa ha fatto Max Weber in quelle due famose lezioni del 1917-19, quando i giovani della gioventù della Lega Studentesca Universitaria di Monaco l'hanno chiamato e detto: professore, cosa dobbiamo fare? E lui ha detto a fratelli e sorelle d'armi, mi chiama, dice: temo di deludervi, ma io vi dico, ciascuno di voi segue il demone che tiene i fili della propria vita. Credo che sia un po' per necessità oggi, a fronte delle eclissi delle grandi visioni, ma anche come segno di grande responsabilità e esaltazione individuale, invitare soprattutto i giovani a seguire il proprio demone. Mi è fatto piacere scoprire che nel cimitero di Père Lachaise a Parigi il papà di Jim Morrison ha fatto apporre sulla lapide, alcuni anni dopo la morte del proprio figlio, di questo profeta dei giovani maledetti, Cataton daimone autu, lui ha vissuto secondo il proprio demone. E allora io dico questo a sti ragazzi, perché vedete, da quando non faccio più l'amministratore di quel grande condominio che è l'Alma Mater, in questi 5 anni ne ho incontrati tanti dalla Sicilia al Trentino di giovani, e ho scoperto una cosa: in questo paese diviso da tutto, diviso dai monti, diviso dalle colline, diviso dalla cattiveria. Enzo diceva che c'è meno fraternità, è vero. Tanta cattiveria, soprattutto agli adulti, c'è un filo rosso in questo paese che dobbiamo avvertire, dobbiamo non interromperlo, dobbiamo custodirlo. Sapete che cos'è? È la bellezza, è la speranza, è questa unità del paese che fanno questi giovani. Dal Trentino alla Sicilia, tutti scontrano le stesse contraddizioni, hanno le stesse attese, fanno le stesse domande, hanno le stesse parole, uguale. Tu li incontri in regioni diverse, sembra che si sentano la sera prima, ti fanno le stesse domande. E io credo che messi assieme tutti questi demoni di questi giovani ci possano aiutare, perché siamo noi che dobbiamo assomigliare a loro e non loro a noi. Io credo che per risollevarsi anche da questa apocalisse, di questa pandemia, perché di apocalisse si tratta, non scherziamo,
e per pensare alla Genesi dobbiamo puntare su di loro. Grazie. Una fiosa seguire il proprio demone, abbracciare la propria vocazione, Jim Morrison. Ma sapete, questa parola vocazione è stata talmente abusata all'interno dell'ambito cristiano, soprattutto cattolico, che qualche volta mi fa davvero problema evocarla. Perché? Perché bisogna dire che se c'è una vocazione, la vocazione per tutti è la vocazione a vivere in pienezza. Non mi stancherò mai di dirlo e ribadirlo. Ognuno di noi è chiamato a vivere in pienezza, è chiamato alla felicità. Questo è ciò che abita ogni uomo, ogni donna, dalla sua nascita fino alla sua dipartita. Cerca la felicità, vuole la felicità nei suoi giorni. E questa davvero è la vocazione. Purtroppo tante volte si è sconosciuto questo. E la vocazione è diventata un fardello da portare perché a qualcuno sembrava che la vita dovesse assumere quella strada, quel cammino. No, prima di ogni cammino, vi ripeto, c'è un cammino verso la felicità. Ogni uomo, ogni donna ha il diritto di essere felice. E guardate che non è facile, ma bisogna essere felici. E quando si incontra una persona, io ho capito una cosa e ho cercato di praticarla. Se c'è una cosa da capire della persona che mi sta davanti è la sua sofferenza. Questa è la prima cosa. E vedere se riesco a far qualcosa per togliere qualcosa a questa sofferenza e dare anche solo un granello di felicità, se ne sono capace. Non guardo una persona, le sue qualità, le sue virtù, e non mi guarderei mai di fare come quegli spioni della religione che prima di tutti guardano al peccato, si vergognino. Si guarda la sofferenza di una persona e si cerca soprattutto di dire: ma posso io far qualcosa perché questa persona sia meno infelice, abbia più fiducia nella vita? Questo mi sembra che sia una cosa importantissima. Ecco perché quando anche all'interno della vita ci sono delle crisi, ci sono degli interrogativi, dei tempi bui, la risposta che io do e che cosa ti rende più felice? Cerca di confrontarti, certamente, non restare preda di un sentimento momentaneo, ma cerca quello. E se quello veramente è il desiderio profondo tuo ed è la felicità, sarà davvero quello il cammino che devi fare. Allora quello adempilo con risolutezza. È il tuo cammino, è la tua vocazione. Ma bisogna
che domini davvero questa idea che siamo chiamati alla felicità. C'è ancora troppo gente infelice perché non è stata aiutata a capire che la grande vocazione alla vita è la pienezza della vita. Pensate a quanti, per varie ragioni, per le disgrazie, per le malattie, per gli handicap, per la propria storia, hanno delle vite minacciate e difficilmente riescono ad essere felici. E l'unica felicità è quella che possono eventualmente trovare se gli altri li aiutano a dare felicità. Non è facile. La vita è impietosa e ci sono persone che sono state sfortunate dalla nascita, dalla storia, dalla malattia, dalle vicende familiari. Allora vedete, vocazione, è la vocazione alla felicità, alla gioia, alla pienezza di vita. E dobbiamo aiutare le persone a realizzarsi in questo. Questo mi sembra che sia un compito quotidiano, possiamo farlo tutti. Poi certo, possiamo anche arrivare a dire, ma c'è questa vocazione, ma sapendo che le vocazioni si assumono, si percorrono, a volte si contraddicono, o la storia stessa ne spezza. Ma la storia non può spezzare la vocazione più interiore, che è quella a respirare con gioia, a fare una vita piena, in cui si possa amare ed essere amati, perché lì sta il respiro, la felicità. Lasciamo perdere queste vocazioni come destino o come volontà di Dio. Dio vuole la nostra felicità, non vuole che noi facciamo ciò che è contro noi stessi e non ci rende felici. Forse in quello è il daimon che bisogna seguire. E qualcuno certamente lo può dire, il discorso che diceva dei greci e di Dionigi è verissimo. Però attenzione, è molto facile che lo faccia Jim Morrison, che lo possa fare un artista, che lo possa fare un uomo geniale. Le persone quotidiane non hanno a volte nessun daimon da sentire, ma se sentono il desiderio della felicità e se lo seguono, ce n'è d'avanzo, credetemi, per i pochi giorni che restiamo qui. Facciamo che siano felici e diciamo loro che non tradiscono nessuno se vogliono essere felici e perseguono la felicità a pieni polmoni, respirando. Grazie. Grazie a tutti.